ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo su Assetto Corsa con una nuova puntata di The Grand Lap, ma una puntata particolare perché quella che vedete lì può sembrarvi a un'occhiata poco attenta una normale 320 Touring, ma non è così. Siamo qui sulla pista di The Grand Lap a fare qualche giretto, tanto per farci amicizia. Mentre ci facciamo amicizia, ve la racconto un attimo. Si tratta dell'M3 Touring del 2022. È una vettura particolare perché è la prima volta che BMW fa una versione M della sua 320 Touring. E questa già la rende unica, se vedete. Ma è una berba, raga. È veramente una iena. E adesso vedremo quanto farà qui sulla nostra pista, ma in realtà il vero test non sarà questo. Ecco, già meglio. Mamma mia, trazione integrale come strappa. È veramente un missile, ragazzi. Poi dentro è fighissima. Mamma mia, che strappa e braccia. Se non mi levano io qua per essere tutto il giorno, mo. Ok, decisamente meglio adesso. C'ha leggerissimo sottosterzo, ma proprio roba accennata proprio, in cui c'entro pure io col il fatto che sbaglio qualche punto di frenata. Mamma mia, che frenata, attenzione! Mega staccatona! E andiamo a chiudere il nostro giro. Raga, è stato impegnativo, non riuscivo manco a parlare. Che belva, cazzo! In quanto ha girato il nostro BMW M3 Touring? È davvero così veloce? È davvero la station wagon più veloce del mondo? Beh, ha girato in 1 minuto 18 secondi e 961, quindi in questo momento è la prima della nostra piccola classifica di questa nuova stagione di Grand Lap. Ma il motivo per cui sta macchina è anche molto particolare è perché ha stabilito il record del mondo al Nordschleife per le vetture station wagon girando in 7 minuti e 35. Perciò adesso facciamo un piccolo trasferimento col nostro camioncino di servizio e ci vediamo in pista a Nürburgring. Cercheremo di attaccare sto record del mondo, che ovviamente riguarda solo le station wagon, raga, però, e soprattutto le station wagon di serie. Però devo dire che sta circuito, a forza di girarci, mi è iniziato a piacere. All'inizio lo odiavo proprio. Per comprarla, se non mi ricordo male, ci vogliono circa 120.000 euro. Però potrei aver letto male. Vi ricordo comunque le caratteristiche tecniche che vi ho detto già prima. Si tratta di un 3 litri, 6 cilindri in linea, biturbo, 510 cavalli, cambio sequenziale, 8 rapporti overdrive, trazione integrale gestita dall'elettronica ovviamente, 0 a 100 in tipo 3 secondi e mezzo, velocità massima dipende perché a seconda del pacchetto M Performance, come quello che abbiamo su questa, può arrivare a 280 auto limitati, se no 250, che effettivamente quei 30 km orari in più servono, perché quando stai a 250 diceva che palle, vado piano, avrei voluto in altri 30 km orari. È
ecco, questo è quello che succede se vai a Notch Life e ti metti a chiacchierare mentre rischi la vita a 200 all'ora. Allora, calcolando che questa fa 10 al litro e il giro del Notch Life sono 22 km, una roba del genere, servirebbero 2 litri. Noi se ne mettiamo tipo 10, ci avremmo più o meno da fare una quasi 5 giri. Ma che cazzo stai a dire? Ma che ci penso, no? Questa fa 10 km al litro. Ma 10 km al litro? Mica quando stai a tirare a 200. Mo, questo non è che ci avevo pensato. Quindi secondo me rimaniamo a piedi prima di fare il prossimo giro. Perché la spia lì è diventata già arancione. A few moments later. Sì, direi che è finita. Porca puttana. Sinceramente non ho alcuna speranza, raga, di riuscire a battere il record. Mi basterebbe già entrare nei 7 minuti. Porca puttana. Fa un callo terribile perché sta macchina ci avrà pure tutti sti cavalli e ste cose. Ma non funziona l'aria condizionata, evidentemente. Erba. Non è che ti puoi ricordare i punti di staccata di tutte le curve, tipo qui andare a farla in pieno sto pezzo. È veramente da gente che gli puzza di vive. Calamuro. Però. Porca troia. Dice perché conosci a memoria il primo pezzo? Perché l'ho rifatto 300 volte. Ok, questo mi sono ricordato. Mi sono ricordato che sono un coglione. Allora, dal punto di vista di guida, comunque, raga, sono contento perché questa macchina è divertente da guidare, quindi non è che dici da fare una roba che non ti piace. Però vorrei arrivare dopo qua la curva, pure per vedere che c'è dopo. Inizio a chiedermi perché c'ho avuto sta brutta idea di non farmi bastare il giro a magione. Come al solito su The Grand Lap. E mi sono dovuto inventare sta cosa di andare a battere il record del mondo. Beh, se è un record ci sarà un motivo, se ha fatto uno bravo, io che cazzo c'entro? Porca madosca, ma che cazzo di idea ci ho avuto io stasera? Ok, ricominciamo. Tra meno mozzi con curva 1. Se fosse solo quel primo tratto saremmo a posto. E poi è bello che voi, raga, non sapete tutte minchiate che io dico, perché non è che sono mai qua nel giro buono, quindi sono tipo 3 ore a parlare inutilmente perché poi butto il giro, quindi primo pezzo come al solito archiviato abbastanza facilmente. Inizio a pensare che sia un pezzo facile perché se mi viene sempre così bene, quindi se va vola si rimbalza, perché sta macchina è praticamente una tavola di legno. Cioè cammina in una maniera indecente, raga. Cercando di rimanere a sinistra. Ok, in terza, stretti, riapriamo tutto, parte veloce. Pure qui bisogna. Mamma mia, piccolo bacetto al muro, avremmo fatto tipo 20.000 euro di danno. Però tutto sommato, finalmente, sembra che ci siamo abituati a fare qua la curva. Riesco a parlare, cazzo.
perché è impegnativa fisicamente, capito? Poi oltretutto la pista cerca di uccidere praticamente ogni curva e quindi tu non stai mai in relax, né che la macchina. Però raga, mi dite la verità, vi dico la verità, se ci avessi i soldi mi spenderesti 110.000 euro per sta macchina? Porco cazzo, sì. Tratto sulle barriere del suono, li venimo fuori in quarta, un po' sotto coppia, se si può di sotto coppia a sto mostro. E vaffanculo, ricascata il mouse. E noi abbiamo preso il muro, mannaggia il mouse. Ovviamente quello che ha fatto il record del mondo, il mouse non gli è cascato. Allora qua non mi ricordo assolutamente che c'è dopo sta curva a sinistra. E siccome non me lo ricordo, io vengo schiacciato e via. Lungo, lungo, un po' di sottosterzo qui. Ma più che altro era una frenata, più che il sottosterzo. Siamo arrivati alla prima di ste parabolichette qui, che sarebbe bello ricordarsi il nome, ma va bene pure così. Siamo a 4 minuti e 52. Buona, non fa scherzi, eh. Mamma mia raga, mi sento sul filo della soglia, qui siamo arrivati appunto dalla salita. La cosa bella è la sensazione di velocità che te dà. Scusi, scusi. Mamma mia, siamo rimbalzati male. Non ci ho mai avuto così tanto la sensazione che una macchina stesse cercando di uccidermi. Apriamo tutto. Non so qui mo se... Ecco, arriva la curva a tradimento, lo sapevo io, mamma mia che ci ha fattata. Ok, siamo alla seconda delle parabolichette, sempre questa è quella più meno accentuata, diciamo. Se va su in salita, mo se dovremmo arrivare al tratto veloce, ma siamo già a 6 minuti e 50, raga. Penso che è bella che è finita così. Ecco il pezzo lungo. Non ce la famo, raga, è impossibile. Non ce la famo, anche perché io qua non mi ricordo assolutamente com'è la faccenda.
2,90 e a un certo punto ci sarà da frenare qui. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Oddio. Andiamo a aprire. Mamma mia ragazzi, sono distrutto. 7 minuti e 58. Cioè, penso sia veramente impossibile avvicinarmi se per me. Con replay sotto del nostro giretto qui a Nosh Life, devo dire che mi sono veramente divertito. Sta macchina è una iena. Non ci siamo andati tanto vicini, ma siamo comunque riusciti a stare sotto gli 8 minuti. Anche se de pochissimo. Detto questo, io vi lascio il link della mod qui in descrizione. Ringrazio sempre i vari modder che fanno le mod, perché senza di loro questo gioco sarebbe bello che defunto. Invece ci divertiamo una cifra. Se volete potete provarlo anche voi. Fatemi sapere se ci riuscite, scrivetelo qua sotto nei commenti. Io come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.